Un coro di richiami sempre più forti segnala l'arrivo di un enorme branco di placerias. Scendono in cerca d'acqua dai loro altipiani cosparsi di felci. Queste creature pesanti una tonnellata non sono però parenti dei dinosauri, sono rettili molto più antichi. Un tempo molte varietà di questi possenti animali dominavano il territorio, ma ora i placerias sono gli unici superstiti di una specie in pericolo. Malgrado il loro aspetto poco rassicurante, sono mansueti vegetariani. Le zanne servono solo a estrarre le radici dal suolo. Ma due maschi infuriati possono trasformare le loro zanne in armi letali. Per i veloci Celophysis, i Placerias sono preda di caccia. Bersaglio di questa giovane femmina sono gli individui più deboli e vecchi del lento branco. Un giorno questo mondo sarà dominato dai discendenti di dinosauri come il Celophysis. Il loro punto di forza nel Triassico Medio è la velocità e l'agilità. Più a valle incontriamo uno degli animali più curiosi del Triassico. Il cinodonte è una sorta di anello mancante fra i rettili e i mammiferi. Quando corre, la sua spina dorsale zigzaga come quella di un rettile, ma ha la pelliccia e vive in una tana, come un mammifero. In fondo alla tana, la sua compagna dorme su un letto di licheni. Il legame di coppia fra i cinodonti è eccezionalmente lungo, dura tutta la vita. Come gli altri rettili di terra, depongono le uova, ma dopo la nascita i piccoli sono completamente dipendenti dai genitori e trascorrono i primi 3 mesi di vita succhiando da speciali ghiandole mammarie poste sul ventre della madre. Questa forma di riproduzione si è sviluppata per proteggere i piccoli dai predatori diurni. Di giorno anche il padre resta a difesa della tana e aiuta nelle faccende domestiche. A caccia ci va solo la notte. In un futuro non lontano, piccoli mammiferi provvisti di pelliccia si evolveranno da rettili come questi.